Grazie a tutti e vi prego di cominciare senza aspettative sul mio talk, perché non sono per nulla pronta, per cui mi tengo anche la copertina di Linus sotto proprio per aiutarmi. Allora, mi chiamo Barbara e nella vita faccio tante cose, sono soprattutto una consulente creativa, però ho una passione per l'organizzazione che mi porta a offrire consulenze su questo argomento, ma soprattutto a letteralmente pensare a come organizzarsi nel lavoro e nella vita quotidianamente. Quindi insomma sì, è un po' un'ossessione, ci penso molto. Mi è capitato non molto tempo fa, in realtà appena prima del lockdown, di lavorare con alcuni colleghi freelancer, uomini. Ok, premessa, questo talk è politico, ok? Se c'è qualcuno che ha difficoltà a sentire le parole femminismo, questioni di genere, così c'è il bar, fanno anche i cocktail, ormai è ora. Dicevo, nel confrontarmi con questi freelancer uomini mi sono resa conto che nel cominciare una nuova collaborazione, quindi sia nel rapporto con i collaboratori, sia nel rapporto con le committenze, i clienti, questi freelancer si trovavano a gestire delle aspettative diverse da quelle che io ormai do per scontato di gestire. E quindi ci ho un po' pensato. Ora, per una come me ossessionata con l'organizzazione, l'organizzazione del lavoro si fonda su due cose. La prima cosa sono le priorità, e le priorità mediamente sono definite dai nostri valori, la nostra mission, i nostri obiettivi. E poi la gestione del tempo, che adesso la faccio breve, ma ci si potrebbe aprire un intero seminario, un'intera academy. Ora, tutto questo è bellissimo in teoria, fino a che poi tu non vai davanti a un cliente o non pubblichi un sito internet e ti accorgi in realtà che clienti e collaboratori hanno tutte le loro idee invece su quello che tu dovresti fare col tuo tempo, su chi sei, su come dovresti comportarti e gran parte del nostro lavoro anche dell'organizzazione del nostro lavoro è anche trovare un compromesso tra il nostro punto di partenza e poi questo confronto. Ora, le aspettative dei clienti e dei collaboratori sono di solito basate su ovviamente il loro vissuto, e il loro vissuto è fatto anche di come sono stati educati e del contesto culturale in cui vivono, su quello che noi raccontiamo di noi, evidentemente, ma anche su quello che gli altri raccontano di noi in diverse situazioni, non solo nelle recensioni, sui siti. Respiro. Scusate, ogni tanto mi trovo col fiato qua, tipo, no? Grazie, l'incoraggiamento. Dicevo, si fondano su tantissime cose e mi sono resa conto di quanto in realtà il costrutto culturale della persona che abbiamo davanti sia sempre più determinante. Perché non c'è niente da fare. Noi donne, rispetto ai colleghi uomini, quando affrontiamo un nuovo lavoro con nuovi collaboratori e clienti, ci troviamo ad affrontare tutta una serie di aspettative che nulla hanno a che vedere con quello che noi raccontiamo di noi o gli altri raccontano di noi, ma su quello che in generale la società si aspetta da una donna. Quindi, mediamente si aspettano di pagarci meno dei colleghi maschi. In parte perché, ci pagano meno in azienda, non si capisce perché devono pagarci uguale quando ci prendono come libere professioniste, ok? Però si aspettano anche che poi lavoriamo di più, perché siamo disponibili di solito, non nel senso di passeggiatrici, ma nel senso di accomodanti. La donna ha in carico il lavoro di cura, quindi sicuramente più comprensiva, più paziente. Si aspettano che non abbiamo ambizioni, perché le ambizioni sono una brutta cosa. Ieri parlandone con mio marito fa occhio a usare la parola ambizioni, perché c'è sempre questa connotazione negativa. Ora, parliamone. Abbiamo avuto questa amena conversazione con mio marito sul fatto che forse quando parli delle mie ambizioni c'è una connotazione negativa, ma non ho mai sentito un uomo preoccuparsi di dire che è ambizioso e vuole raggiungere dei traguardi. Ora, per farla molto breve, potremmo andare avanti molto, potrei interrogare ciascuno di voi per parlare della vostra esperienza personale, di quello che vi siete dovuti trovare ad affrontare o inavvertitamente a proiettare sugli altri. Quello che conta per me oggi è dirvi come ne usciamo. Ora,
vi do 5 consigli dedicati ovviamente, scusate, alle donne presenti per difendervi il più possibile. Poi però parliamo anche di cosa possiamo fare insieme, perché insomma i problemi non si risolvono solo da una parte. Dunque, la prima cosa da fare è essere consapevoli che questa cosa esiste. È una stronzata colossale, perdonatemi la virulenza, ma vi spiegherò perché ho usato questa parola, pensare che non ci siano delle aspettative diverse quando un cliente in media si trova davanti a 2 possibili fornitori, uno è un uomo e uno è una donna, ok? Perché bisogna esserne consapevoli? Per essere in grado anche di decidere che cosa fare di queste aspettative. Le vogliamo assecondare? Le vogliamo sfruttare a nostro vantaggio? Le vogliamo disattendere del tutto? Ho usato una brutta parola perché uno dei consigli più belli che ho sentito dare da 2 sceneggiatrici di serie televisive americane che hanno un podcast che si chiama Happier in Hollywood è: quando entrate in un meeting con dei produttori executive, usate la parola fuck. Trovate il modo per usarla. Fuck. F-U-C-K. Cazzo. Ok? Scusate, sottolineo. Perché? Perché in media da una donna non ci si aspetta che all'interno di un contesto professionale la donna si lascia andare. Perché ci si aspetta che la donna sia più brava a sapersi comportare, a sapersi controllare, a essere curata, ok? Seconda cosa da fare, lavorare molto su di sé. Uno dei grossi problemi che abbiamo nella gestione delle aspettative è quanto andiamo incontro a queste aspettative. Ora, se non sappiamo bene da dove arriviamo, cioè chi siamo, che cosa vogliamo, quali sono i nostri obiettivi, il rischio è di trovarsi qui. Prendimi. Ok? E di dimenticarsi di tutto quello di buono invece che c'è in noi e nella nostra offerta di valori e nella nostra missione. Ok? Quindi il mio consiglio è: fate frequenti check-in su chi sono, cosa voglio, dove voglio arrivare, quali sono i miei obiettivi, cosa sono disposta a dare, quante ore di lavoro sono disposta a lavorare, quanto voglio farmi pagare, non perché mi sono svegliata stamattina e voglio quei soldi, anche se rispetto, ma perché c'è dietro la mia formazione, la mia esperienza, l'offerta di valore che porto al cliente, ok? Frequenti check-in per sapere dove state. Terza cosa da fare. Qua in italiano non si riesce a dire. Over communicate. Esasperate la comunicazione. Scrivete ovunque quali sono le vostre regole di ingaggio. Quante ore volete lavorare? Quali giorni? Quando siete raggiungibili? In che modo siete raggiungibili? Quali sono le vostre condizioni di collaborazione? Non date mai nulla per scontato, mai, e mettete tutto per iscritto, ok? Contratti possibilmente di 6, 7, 8 pagine, che prevedono ogni possibile casistica, magari non li leggono, ma il giorno che vi chiedono qualcosa tu dici: agevolo copia del contratto in cui a pagina 6 ti informavo che no, non lavoro il 15 di agosto, anche se tu hai organizzato un evento. Proprio per questo motivo mi ero preparata 2 settimane prima quando tu non mi hai risposto. Mi spiace, ok? Ora è evidente, il cliente non si lascia mai nella merda, scusate, però un minimo di certezza e di convinzione e soprattutto di trasparenza in quelle che sono le nostre regole di ingaggio bisogna che l'abbiamo. Quarta cosa, state molto molto attente, amiche, a questo problemino che è la dipendenza da dopamina. Cioè, un cliente felice è una cosa bellissima a vedersi, anche un collaboratore felice. E quindi
noi vogliamo continuare a vederli felici, vorremmo fare di tutto per vederli felici, ok? Si corre il rischio di dimenticarci il famoso discorso prendimi tutta, ok? Quindi, qui ricordo Santo Dilbert, che se non conoscete Dilbert, conoscetelo, che in una vignetta magistrale che io mi porto dietro da 20 anni con me dice: il cliente ha sempre ragione e va punito per la sua arroganza, ok? Cosa significa? Sì, è vero, ci paga, ok? Qualche volta, insomma, si spera. Abbiamo un contratto con questa persona, però non è che questa persona ha preso le chiavi di casa nostra e della nostra vita e può fare di noi ciò che vuole, ok? Ultimissima cosa, qui adesso sfodrerò tutti gli stereotipi su noi donne, ok? Quindi così ci divertiamo un po'. Perché no? Approfittiamone. Io vengo oggi con la mia collega Emanuela, là in fondo, con cui facciamo molti lavori insieme. Siamo a Modena abbastanza conosciute perché andiamo sempre insieme. E lei è angelica, bionda, sempre carina. Io uso le brutte parole, quindi nella mentalità un po' rustica delle persone con cui lavoriamo, lei è quella buona e io ovviamente quella acida, cattiva, stronza, eccetera. In realtà la iena è lei. Sono circa 12 anni ormai che noi portiamo avanti questo teatrino simpatico in cui l'attenzione è tutta su di me, la gente si aspetta che lei gli dirà sempre di sì, in realtà è lei poi che gestisce la vendita e poi si accorgono che ero io quella buona, ok? Quindi, buona sostanza, fatti questi 5 consigli, consapevolezza, frequenti i check-in, comunicate molto bene, attenzione a non cedere al ricatto e lusinghe del ma sei così brava, ti posso chiamare quando voglio e tu rispondi sempre, che ci fa sempre molto felici, e approfittarne un po', resta il problema di cosa possiamo fare per aiutarci. Tra donne, ovviamente, e anche cosa possiamo chiedere agli amici presenti in sala di fare per aiutarci. La prima cosa da fare è non dare mai nulla per scontato. Cercate di essere consapevoli tutti dei vostri pregiudizi e di come questi influenzano le vostre aspettative. Piuttosto che dare per scontato che una persona è disponibile a fare il lavoro, è disponibile a occuparsi della parte organizzativa di un progetto perché siete così brave voi donne a organizzarvi, chiedete anche cose stupide, ma chiedete, ok? La seconda cosa da fare è stare molto attenti quando parliamo gli uni degli altri. Tra colleghi, soprattutto qui può capitare, hai già lavorato con Barbara? Che tipo è? Cerchiamo di essere il più fattuali possibili. Poi ci sta anche dare un'impressione personale, mi sono trovata bene, mi sono trovata male, qualsiasi sfumatura che ci sta in mezzo tra le due cose. Però se possibile cercate di dire sì, magari il suo contratto è fatto così e così, se le tue priorità sono diverse parlatene in anticipo, di solito Barbara lavora in questo modo, perché più portiamo la conversazione sui fatti e più la allontaniamo da quelle che sono le opinioni e i non detti sulle persone, più riusciamo effettivamente a dare alle persone la possibilità di comunicarsi come desiderano. Ok? Basta. Finito? Spero vi sia piaciuto.